Quanto concerne il drammatico episodio che ci ha colpiti in maniera veramente dolorosissima a tutti, sono in corso delle indagini e quindi sarà poi la magistratura a chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Per quanto riguarda invece il problema della criminalità organizzata, ovviamente non sarà tralasciato nulla. Le attività ci sono e ci saranno e viaggiano su livelli differenti, ovviamente. C'è una fascia di attività che riguardano la cosiddetta microcriminalità o criminalità diffusa, percepita immediatamente dal cittadino e che porta a quella percezione alla quale lei faceva riferimento, di percezione di insicurezza, come mi piace definiva, perché la sicurezza la si dà per scontato, e quella la percezione di insicurezza. E allora lì ritorna l'invito che facevo poco fa. Se il cittadino vede tre persone sospette entrare nel portone, nell'androne del palazzo a piano, è opportuno che non si giri dall'altra parte, ma che faccia una doverosa telefonata alle forze di polizia, perché sicuramente andremo a verificare la della bontà della presenza di questi soggetti. Sono esempi semplici ma esaustivi del concetto di una sicurezza partecipata e diffusa. L'attenzione c'è sulla criminalità organizzata con le competenti articolazioni della Questura, il raccordo con le direzioni centrali del Dipartimento. Ostia è una realtà di ma in realtà attenzionata dalle forze dell'ordine in maniera costante e incisiva.